Preferivo la lasagna di papà. Quest'anno in 6 sarà complicato. Sushi epico finito male. Non sento più la lingua. Fuori dai mates. Sentila come suonano le trombe. Premi in assoluto, bordello totale. Ci piace sto Giappone. Buongiorno raga. Mi è caduta la crema. Sono rigorosamente in ritardo con miniature, video e chi più ne ha più ne metta, ma soprattutto con la valigia. Guardate che bellino. Devo decidere quale scarpe portare di queste. Queste sono quelle che ho comprato per il Giappone. Guardate belle. Sono tutte nere rigorosamente, si stringono da sopra e sono da passeggio, da corsa, insomma saranno comodissime. Dove hai preso il panino? Mi hai detto che vuoi te pappa il culo. Ho un nuovo adattatore, quindi teoricamente stavolta non sarà un problema andare in Giappone. Ma porta anche la ciabatta, bravo. Poi c'è un problema. Uso della ciabatta per attacco piccolo, noi non l'abbiamo. Sì che ce l'abbiamo. L'importante è il biglietto e il passaporto, poi il resto se ne frega. Cos'è che hai dimenticato? Passaporto al bar. Vabbè, scialla. Ho detto, senti, non ho soldi dietro. Dai questo panino per il passaporto. Ha detto sì. Forse ce l'abbiamo fatta. C'è anche Wilson con me per questa avventura in Giappone. Surri mi ha messo pressione gli ultimi 5 minuti perché ero in ritardo. In ritardo? Non siamo in ritardo. Siamo in ritardo. La navetta parte tra 30 minuti. 25. 30. 25. Stiamo andando a prendere Giuseppe, poi andiamo in stazione dove ce ne sono anche Sasha, la Sabri e Favigioin ad aspettarci. Sì, no, non l'hai neanche guardato adesso in questo periodo. E tu, cioè, non hai fatto servizio. C'è il telefono d'Archangel Craft. Raga, siamo già sull'aereo. No, scherzavo, è il polmino. Oh, è arrivato anche Lorenzo, quindi ci siamo. Ciao Sabri Gamer. Allora, chi è, ma chi è sta sfigata? Vai davanti. Noi andiamo in fondo perché siamo i casini. Io vi accompagno sull'aeroporto. Ma cioè, come? È tempo di andare, di andare, di tempo di sborrare in testa. Ma tu sei già qua? Ma che cosa ci vai qua? Io vivo sul Pus, io vivo sul Pusman. Sul Pusman, che schifo, l'uomo di Pus. Ora fanno il film The Pusman. Abbiamo appena perso i diritti su un film di Marvel nuovo, Pusman. Ok, dovrebbe essere di là la nostra roba. La valigia rossa. Grazie. Addio raga. Perché l'hai lasciata accesa? È tempo di mangiare prima di partire. Ho messo il sonnifero nel panino così dormo. Fa cagare. Il pranzo della nostra avventura continua con fish and chips. Ne approfitto ora che poi in Giappone queste cose non sono più buone. Poi ho preso la birra con la speranza che mi addormenti in aereo e mi risvegli direttamente là. Siamo arrivati sull'aereo, io e papà. Sono nel posto 24 e... Ma non è vero che blocco io tutto. Tu sei G, Surri? Allora siamo accanto perché io sono E, la F non c'è. Ci vediamo tra un po' che alzo anche l'ISO che non si vede nulla. Sono tristissimo. Schifo lo schermo. Cioè io volevo quello grande come l'anno scorso. Ti ricordi avevamo sì. 57 pollici. Ci sono questi Mordecai. Ho comprato le caramelle quindi mi accontento di quello. Stefano. Ci vediamo dopo. Sasha con i serial metti dal posto di sopra. Minchia. Ho tutto il video. È vero perché papà non si alza più. Mentre Surri inizia il suo vlog, ragazzi, ho portato Wilson sull'aereo. Arriverà in Giappone con noi. Teoricamente. A meno che non si lanci di sotto col paracadute. Saluta Wilson. Ciao Wilson. 11 ore le passeremo a dormire, a mangiare, a guardare film. Cosa stai facendo, Sasha? Sasha con Israel bastardo. Si mangia già neanche 2 ore di volo. Lui ha preso la lasagna. Noi abbiamo preso il cibo giapponese, vediamo se viene fuori. Riso e pollo. Ok dai, riso e pollo va bene. Io mi aspettavo qualcosa di più buono. Ci sono i funghi. Preferivo la lasagna di papà. Sei fidato di tuoi fratelli e non di papà. Ti passo un po' strano. Torno dal Giappone e sono dimagrito 10 kg. Il nostro volo continua. Sasha è diventato uno dei strangers. Qui papà che guarda la serie TV. Sto guardando un film veramente stupido e non ho più idea di che ore sia. Cioè, non sono riuscito a dormire un cazzo. Non vedo Favij da qualche ora. Dovrebbe essere ancora vivo. Teoricamente stiamo attraversando il lembo d'acqua che divide il Giappone dalla Cina. O almeno credo. Lorenzo è ancora vivo. Hai ragione. Abbiamo i documenti per approdare in Giappone. Dovuto mettere un indirizzo tipo lungo 8
così, in uno spazietto così. Come ti sei sentito questo viaggio? Oh, peggiore, no, mi sono sentito troppo caldo. Attentamente a mezzo secondo. Un po' brusco l'atterraggio. Siamo arrivati. Un poco brusco. Si è aperto il coso sopra la testa di Sabrina. Salutiamo il posto, salutiamo le cose che ci sono dimenticate. Possiamo fare vicino e papà, illuminati dalla luce eterna. Ora siamo pronti a prenderci 90 gradi di umidità con 24... No, 90% di umidità con 24 gradi. Salve, arrivederci. Siamo atterrati. Ah, che frescolino qua, che bello. We have 6 YouTube channel. Ci hanno riconosciuto anche in Giappone, ci hanno intervistato. Ci sono le cabine come un tempo. E quando riagganci, guardate, tac, c'è la signorina che ti dice domo arigato gozaimasu. Ci sono dei delinquenti internazionali che sono stati arrestati. Noi stiamo cercando di ritirare i soldi qua dal bancomat, ma secondo me non ci riusciremo mai. Cosa stai facendo? Quest'anno in 6 sarà complicato. C'hanno gli occhiali dei mains, stiamo cambiando i soldi. E il verde non c'è, se ci fanno i stock più arrivo. How are you? Se non sbaglio ho detto iscrivetevi al canale di Stepney. Tutti quanti al drugstore, che ci divertiamo. E il primo pranzo lo faremo qua. Peccato, avrei preferito un bel ramennino, ma dovremmo accontentarci. C'è Vegas, vi ricordate la Insta Challenge con Surri? È Vegas questo. È uguale. Il problema di tutta questa roba è che è fredda e noi dobbiamo mangiarla per strada. Dobbiamo vedere un po' cosa prendere. E adesso ho preso una bottiglietta d'acqua, che è quella con limone, visto che è normale non la troveremo mai. E il dubbio è cosa mangiare. Non lo so. C'è di tutto e di più, volendo uno può prendere anche il sushi così. No. Tramezzini, forse un tramezzino, ora vedo. Ma cosa fai? Sta andando da solo. Verso Pavice. Road to the treno per arrivare a sede casa. Che qua mettono il wasabi ovunque. C'è wasabi pure qua dentro. Non ricordavo peggio. Il tuo è buono? No. Adesso siamo sul treno che ci porterà vicino a dove abitiamo. Quella è l'amica di Favij. Salutala. È la mia tipa questa. Ah, scusa. Si chiama? Giovanna. Ciao Giovi. Vedi, è contento. Ok. Aspetta che faccio passare che c'ho il baule qua. Un'ora e mezzo di treno, ora edito il video. Ci provo. A dopo. Computer quasi scarico, ci si arrangia rubando energia da qua giù. Ma che stai facendo, Lore? Se mi levo si chiude la porta. Ah, sì? Deve passare sempre qualcuno perché sennò si chiude la porta e ti smucca. Ah, no. Papà, secondo te va bene? Ma stai scherzando? Perché papà? Bisogna fare di ogni arrangio una virtù. Funziona. È ok. Bene. Devo finire di editare il video. Questo dovrebbe portarci a casa. Questo era questo. E questo. Non lo so. Abbiamo fatto tutta questa strada qua. Lontanissimo dall'aeroporto. Arriving at final stop Ikebukuro. Ma papà, non siamo neanche arrivati e ci porti già ai prize game. Come stai, Sasha? Voglio dormire. Stasera. Non volevamo badare a spese, quindi abbiamo preso tutta la palazzina. Bene. E ora un appartamento per uno, registriamo per una settimana. Come l'ultimo piano è tuo? No, l'attico lo prendo io, Favi. Dai, Sasha, sbrigati. Sabri, che ci fai qua? Raga, fa morvia una bici. Appena potrò liberarmi di questa valigia, sarò un elfo libero. Porcellini che mangiano libri. Ah, si trattano bene qua, Col porcettino. Perché sta passando un treno in mezzo alle case? Era silenziosissimo. Poi la Madonna. Minchia, non avevo visto, non si sente. È un ninja sto treno. Non si sente il freddo, ma zero. Il quartiere dei soldi qua, Con parcheggiata qua, minchia. Col porcettino. Oh, è il secondo in 100 metri, Guardate chi c'è lì. Un piccolo micetto. Ehi, micio. Questa dovrebbe essere la nostra umile dimora. Cavolo, è bella grossa, D'altronde siamo 6, ma solo il primo piano. Ovviamente vi farò il tour della nostra casa. Abbiamo sistemato varie cose, ci siamo riposati un pochino, editato qualche video, fatti le docce. Adesso andiamo a fare un giro. La casa non ve l'ho ancora fatta vedere, ve la faccio vedere più tardi, anzi probabilmente domani. Si è fatta una certa gnamagna. Landed at Ikebukuro. Abbiamo preso una metro per andare in una cittadina un pochino con più negozi, più ristoranti, eccetera. E ci sono anche i prize game, e dopo giochiamo. È il paradiso dei calzini. È l'aspirapolvere di Higher and Lower Game, quella famosissima. C'ho il flashback di guerra, papà. No. Ho bisogno di spendere i miei soldi in un modo giusto. Non è il momento. Allora portami a mangiare. Sto portando. Ok. Papà ci ha portati da Sushi Zammai, che è lui, questo signore. No, scherzo. Sì, probabilmente è lui. Se lo mangi tutto ti faccio un muro così.
Ah, se ci sfona il culo. Qui c'è già stato anche Marco Togni. Insomma, questa catena. Non avranno mai spazio per noi sei. Sasha, mi stai tradendo? No, no, è solo per... Lascialo subito. Solo per il cibo. Sta prendendo me al massimo. Dai, zitta tu. Tu non conti. Ce lo preparano direttamente davanti a noi. Mentre noi siamo qua al bancone. Questo è l'appoggio qua. Questa è salsa di soia semplice. È il caso. For water and choco. Alla sei! For coke and for water. Alla sei! Stanno urlando da due ore. A chi dobbiamo darlo l'ultimo? Ma arriva. Abbiamo deciso che dopo questo appetitizer facciamo il sushi di pollo. Andiamo a capire. Cioè, ho pescato e vinto lo che fai. È difficile comunicare. Molto. L'altra volta c'era il computerino con le macchinette. Quando devi parlare, metti alla prova. Real salmon, oh yeah. Dai, provo in diretta per voi il salmone. A parte prendere magari un punto. Infatti quello là grasso. Oh mio Dio. Sono tre tipi di grasso di tonno, sarà più pregiato. È buonissimo. C'è un problema, raga. C'è il wasabi in ogni singolo pezzo. Farà anche bene, ma papà non mi sento più la lingua. Altro giro, altra corsa. Si mangia ancora. Sta preparando con le sue dolci manine. Quando urlano queste cose di solito arriva il cibo, quindi sono contento. No, che sono incadere. Ah, arrivati i clienti. Ora un bello snow crab. Ma che cazzo sei? Aspetta, ma io no. Granchio della neve. Com'è? È buonissimo. È il granchio della neve. Ma mangia, che se ti senti male divento ricco. Sto morendo, ragazzi. Sushi epico finito male. È buono? Frittata di ed è dolce. Ci siamo ricascati di nuovo, raga. Ho finito il Price Game un'altra volta. Comunque abbiamo speso 25 euro a testa, che per un sushi alla carta non è per niente tanto. E un sushi di qualità appena pescato, tanta roba. Ho cambiato 1000 yen. Non devi giocare. Cosa vuol dire, sacco? Sasha, guarda che non si vince così. Stai spendendo soldi, Sasha. Prendi i miei cazzo di soldi. Prendi il cazzo di soldi. Non stai vincendo, stai spendendo i tuoi soldi. Vedrai, vedrai. Sei un fratello malvagio. Io me ne vado via. Addio, Sasha. Secondo me qua non c'è niente. Io devo tornare a casa per forza con dei pupazzi dei Pokémon. È imploso il soffitto. Sta gocciolando tutto, guardate. Stanno coprendo le macchine per non bagnarle. Hai visto, Sasha? Sta gocciolando tutto. Scappiamo, Sasha. È un vicolo cieco, non si può più uscire di qua. No, guarda, questi cadono. Gengar. No. Si dice Gengar. Io dico come voglio. Lore, tutto bene? Oddio, la palla. Io voglio tutto. Lo voglio tutto. Siamo fottuti, sorri. Io non gioco. L'hai detto, eh? Devo capire se è la crepe di Papa Vegas o è la crepe del Papa Francesco, boh. Chi lo vince prima rimane nei mates. Chi lo vince prima entra nei mates. Chi lo perde per primo esce dai mates. Ma cosa fai? Ha fatto tutto da solo. Chi lo prende? Vediamo. Sasha? Niente. Lore, niente. Oh. È giusto, niente. Ho vinto Jenga, ragazzo. Papà l'ha vinto. Sasha. Sasha, ti ho regalato le mie mosse, devi vincere. Oh. Sei inutile. Oh. Fuori dai mates. Stiamo vincendo tutto. Senti là come suonano le trombe. Lore, com'era il sushi col wasabi? C'è ancora quella che brucia. Ecco, prenditi un bel gelato. Ma non wasabi. È vero, non ci credo. Ma veramente? Sì. Ma com'è possibile? Questi sono pazzi. E poi ci sono Pino. Anche i cosini Pino. Pino. Buoni. Che c'è, Sasha? Stai prendendo? Sto preparando cibo. Abbiamo già mangiato. Ma ci siamo persi? Chi ti acconsente, papà? Ci sta portando al macello. Stiamo infine tornando a casa. Sono le 11.40. Ancora macchinette a giro che però a volte sono un po' beffarde e infingarde. Io e FaVJ abbiamo comprato le figurine dei Pokémon al Combini, tipo. Noi abbiamo 7 anni a testa. E mi sa che ci faccio un video, perché comunque sono fighissime le arte. Mi ricordo quando ero piccolino, quelle in giapponese tipo facevano il cazzo a tutti. Sì, è vero. E tipo se avevi quelle rimorchiavi a scuola. Esatto. Dicevi, con questa in giapponese vinco la partita, se la calo dalla mano. Questa prima giornata termina qua, premi in assoluto, bordello totale. Ci piace sto Giappone. Nel prossimo video al Giappone vedrete la casa, perché non ve l'ho spoilerata, tanto l'avete vista sugli altri canali, mortacci. Loro. Io vi saluto, i mates vi salutano, Sabrina vi saluta, FaVJ vi saluta, qua da Stepney è tutto. Chi è che mi stai imitando? Tu? Saluta. Non stavo salutando io. Saluta. Saluta. Ciao. No. Devo fare l'intro o l'outro? L'outro. Non mi far fare queste figure di merda. Non mi far fare queste figure Dai. Di merda. Non mi vergogno. Dai, mi vergogno. Dai. Mi vergogno.